Potevamo risolverla con le buone, Goto. Ora lascia che ti mostri le cattive. Più avanti! Date pure le armi. Divento invisibile. Davanti a noi. Cosa hai detto al tuo amico Kasumi? Che lo fai per amore? La nave è tornata con gli scudi al massimo! Una volta salita sulla nave, potrò disattivare gli scudi! Ora mi vedi? Ci siamo! Neutralizzati! Distruggiamo quell'affare! Più avanti! Fate attenzione, ragazzi. Voglio mantenere intatto il suo bel faccino. Posso.
intero squadrone. Occultamento! Kasumi, se stai guardando questo, significa che sono morto. Le informazioni che abbiamo trovato sono tutte qui. È roba che scotta, Kasumi. Se il Consiglio dovesse venirne a conoscenza, l'Alleanza potrebbe esserne coinvolta. Kasumi, io... ho criptato le informazioni per tenerle al sicuro. Ho inviato la chiave di decodifica alla tua Greybox, in modo che nessuno potesse ottenere l'intero pacchetto. Ma se sono morto, e se qualcuno sa di questa cosa, allora ti ho reso un bersaglio, amore mio. Mi dispiace moltissimo. Keiji! Ti conosco, Kasumi. Vorrai conservare per sempre quei ricordi. Ma non ti serve un impianto neurale per sapere che sarò sempre con te. Ti prego, Kasumi, distruggi questi file. Non posso fare altro per proteggerti. Io non posso farlo. È tutto quello che mi resta. Addio, Kasumi. Ti amo. Non esiste un modo per distruggere soltanto le informazioni. No. Keiji era un maestro nella criptazione dei file. Ha sparso le informazioni in tutti i suoi ricordi. Non puoi arrivare a esse senza vivere i ricordi. Se sono importanti per te, tienili. Ma preparati a vivere con le conseguenze. Sì. Sono pronta. Starò nascosta. Nessuno saprà che esisto. Credo di volerlo. Grazie, Shepard.
Qui è molto tranquillo. Mi manca l'equipaggio. Ho apprezzato molto il tuo aiuto con il colpo di Hawk. Ho usato la Grey Box di Keiji. È bello riaverlo con me, anche se in una forma diversa. Mi manca molto. Jacob non merita un padre come quello. Forse anch'io avrei voluto ucciderlo. Ora capisco molte cose su Jack, però continua a non piacermi. Torna più tardi. Di sicuro avrò altre cose da dirti. Comandante, cosa posso fare per te? Hai un minuto, Miranda? C'è molto da fare, Shepard. Magari un'altra volta. Ti lascio lavorare. Certamente, comandante. Ehi. Che succede? Fai un sacco di domande, eh? Quando non ci sei, mi manca la tua indole cordiale. Stavo pensando, abbiamo affrontato insieme buona parte di questo macello. E vieni sempre qui a parlarmi. È solo che non sono una tipa da una botta e via. Mi piaci, d'accordo? È il momento giusto per fermarsi. Ehi. Che succede? Shepard, abbiamo parlato abbastanza. Stai solo perdendo tempo. Non volermene, ma non voglio entrarci. Ho recuperato parecchie risorse. Ho completato gli L5X. Considerati fortunata. Non ho una biblioteca piena di questa roba. Devo andare. Come vuoi. Shepard, cosa posso fare per te? Hai tempo per parlare un po'? Certo. Lasciami solo... Avanti, razza di Bostet! Oh, scusa. Ho un po' di febbre e mi sto sfogando con il motore, poverino. Non temere, niente di serio. Mi sono distratta mentre riparavo la tuta. Stai male? Hai bisogno d'aiuto o di un po' di riposo? Non è così grave, credimi. Se un piccolo batterio potesse ucciderci, saremmo già tutti morti da un pezzo. La febbre dovrebbe passare in un paio di giorni. Non temere. Non influirà sulle mie prestazioni in missione. Non è neanche una vera malattia. In realtà somiglia più a una reazione allergica acuta. Che decorso ha la malattia di preciso? È una reazione allergica? Sì. Se contraessi una malattia umana come la... Com'è che si chiamava quella del navigatore Presley? Varicella? Non mi verrebbe la varicella, ma solo una febbre alta, poiché il mio sistema reagisce alla presenza estranea. Potrei avere altri sintomi in base agli organi colpiti. Nausea, vomito e altre seccature di questo tipo. Questa volta come hai fatto ad ammalarti? Mi hanno colpita durante la battaglia sulla Larei. Niente di serio, ma ho dovuto aprire la tuta per controllare la ferita. Ho disinfettato tutto, ma uno dei sigilli era danneggiato e un corpo estraneo è uscito dalla zona disinfettata. È stato un errore stupido. Bisogna sempre controllare i sigilli prima di un trattamento locale. Se te lo scordi, ti tocca subire la febbre. Puoi sigillare parte della tuta? Sì, è come attivare le paratie di emergenza quando c'è una falla nello scafo di una nave. Non può impedire all'infezione di entrare nel flusso sanguigno, ma previene la sua diffusione superficiale. Il vostro sistema immunitario era più forte prima che i Geth vi cacciassero dal vostro mondo? Di sicuro non quanto quello di molte altre specie. Non sono una biologa, ma esiste una teoria al riguardo. Sul nostro pianeta non esistevano insetti, perciò le piante erano entrate in simbiosi con gli animali più grossi per diffondere semi e pollini. Gran parte dei virus erano parzialmente benefici, quindi il nostro sistema immunitario non si è evoluto molto. Si adattava alla contaminazione piuttosto che combatterla. Ma i Quarian hanno colonizzato altri mondi, non potevano essere tutti come il vostro. Infatti, molti coloni restavano ammalati per un certo periodo prima di adattarsi al nuovo ambiente. Quando i Geth hanno occupato il nostro pianeta natale e le colonie, l'ambiente sterile della flottiglia ha rovinato l'adattabilità del nostro sistema immunitario. Anche se colonizzassimo un nuovo mondo o ritornassimo sul nostro, servirebbe un lungo processo di bioingegneria per adattarsi.
Non so se riuscirei a vivere tutta la vita dentro una tuta. Indossiamo le tute anche in famiglia. La cosa più intima che posso fare con un altro Quarian è collegare la mia tuta alla sua. All'inizio ci ammaliamo, ma poi ci adattiamo. È la massima dimostrazione di fiducia e di rispetto reciproco. Finora non ho mai trovato qualcuno degno di tale fiducia, a parte... beh, non un Quarian. Sai cosa intendo dire. Apprezzo il pensiero, Tali. Anch'io provo lo stesso. Però ricorda che non devi dimostrarmi niente. Lo so. È solo che sarei onorata di condividere la mia tuta con te, Shepard. Beh, se tu fossi un Quarian, e se non fossimo già in una missione suicida... Ora ho del lavoro da sbrigare. Grazie per la visita. Shepard, come posso aiutare? Hai un minuto per me? Sì, ottimo tempismo, eccellente, grande scoperta. Posso comunicare risultati durante prossima crescita campioni. Odio attendere analisi colture, ma è abbastanza veloce. Solitamente conosco già i risultati. Semplice controllo, richiesta massima attenzione. Divagando, scoperta. In base a legame protean collettori, possibile esaminare tecnologia, trovare modifiche specie razziatori, caduta di protean. Dimmi come sono andate le cose. Fasi iniziali simili a indottrinamento. Protean catturati perso intelligenza dopo diverse generazioni di cloni. Poi potenziamento cibernetico esteso. Mentre protean degeneravano, razziatori aggiunto tecnologia per compensare. Capacità mentale quasi scomparsa, sostituita da input sensoriali amplificati, trasferimenti, trasmissione dati a padroni. Possiamo fare qualcosa per aiutarli? No, niente ghiandole, niente apparato digerente. Tutto sostituito da tecnologia. Niente anima, sostituita da tecnologia. Ciò che erano svanito per sempre. Ora capisci? No arte, no cultura. Più simili a mutanti che schiavi. Strumento per razziatori. Protean morti. Collettori insulto finale. Bisogna distruggere. Pensavo fossi già abbastanza motivato a fermare i collettori con qualsiasi mezzo. Adoro sfide. Compresa necessità di attaccare collettori dopo epidemie su Omega. Opera loro contro mia gente. Arduo schierarsi con due fazioni. Una vince, una perde. Sempre lavoro da fare dopo. Ora abbiamo più contesto. Conosciamo natura collettori. Prima non cercavo solo altro lavoro. Non intendevo questo. Ora impegnato al massimo. Non ti deluderò. Hai detto che i collettori non hanno arte. Non sapevo che ti interessassero queste cose. Interesse personale trascurabile. Cantato un poco. Produzioni multispecie per esplorazione culturale. Gilbert e Sullivan. Mi occupavo sempre di canzonette parodistiche. Ma non parliamo di me. L'espressione artistica culturale riflette evoluzione filosofica, interesse in crescita, punti di vista, osservazione, interpretazione. Sospetto totale assenza di arte in base collettori. Culturalmente sterili, strumento di razziatori. Peggio di Get. Scusa, so che per te era importante, ma recitavi pezzi di Gilbert e Sullivan? Sono un modello di scienziato Salarian, studiato specie Turian, Asarian e Batarian. Sono molto bravo con genetica e biologia, perché esperto io sono questa tautologia. E grande esperto di scienza urbanistica agraria, perché sono modello perfetto di scienziato Salarian. Perché le modifiche dei collettori ti preoccupano così tanto? Disturbano equilibrio socio-tecnologico. Qualsiasi progresso scientifico deriva da sfida intellettuale, da compensazione di limitazioni. Peso eccessivo ha inventato ruota, cibo troppo distante ha inventato lancia. Limitazioni. Niente limitazioni, niente progresso. Niente progresso, stagnazione culturale. Valido anche opposto. Progresso prima di cultura è vero disastro. Krogan, esempio perfetto. Elevati da Salaria, disastroso. Colpa nostra. Dai la colpa ai Salarian per ciò che hanno fatto i Krogan? Sì, come dare armi nucleari a cavernicoli. Krogan non pronti a volo spaziale, progresso tecnologico. Krogan si sarebbero evoluti da soli, limitando aggressività. Pronti a usare nuova tecnologia con responsabilità. E
Invece intervento Salarian, guastato cultura Krogan, usato Krogan come arma contro Rakni, sconsiderato, sciocco. Se la pensi così, perché hai sviluppato la genofagia modificata? Spiegato prima, opzione migliore, oppure uccidere tutti. Se durante primo contatto mi sarei opposto, ma caso diverso, fatto tutto possibile. Grazie per avermi riferito le tue scoperte, Mordin. Fiero di essere qui, Shepard. Grazie per avermi incluso. Comandante, posso aiutarti in qualche modo? Mi interessa di più parlare un po' con te. D'accordo. Ho proprio bisogno di rilassarmi. C'è sempre qualcosa da fare, eh? La gente parla come se fossimo già morti. Per l'equipaggio è difficile rilassarsi con questo tipo di missioni. Davvero? La prossima Normandy avrà un piano bar. Speriamo che non ci sia bisogno di rifarlo. Ricostruire tutto è stato una vera seccatura. Posso confermare. Già, ci scommetto. Se falliamo, dubito che sborseranno i soldi per rimettermi insieme. Essere nei panni dei buoni è un lavoraccio, Shepard? Se fosse facile, non sarebbe una strada in salita. Pensaci. Se tutte le persone che sperano nella vittoria si mobilitassero, i collettori avrebbero una vera e propria guerra tra le mani. Artigli, quello che sono. Scommetto che dopo aver vinto avremo molti più amici. Spero di sopravvivere per vederlo. Puoi dirlo forte. Ad ogni modo, devo tornare al lavoro. È stato un piacere parlare con te. Comandante, piacere di rivederla. Posso esserle utile? Grazie. Si goda la visita a Nos Astra, comandante. I tuoi concorrenti continuano a soffiarti gli impiegati che hai formato. La Intento Tech può aiutarti. Azienda leader nella fornitura di servitori a contratto. La Intento Tech può fornire forza lavoro. Dovresti fare come sia e capire come soffia. Possa essere solo il primo di una serie di attacchi su scala grande.
un contratto e un'avvertenza per vendere una cosa talmente pericolosa. Ok, senti. Offri a Tax un rimborso totale, hai capito? Lui sa tutto. Non so come. Non importa, dargli subito un rimborso totale. Arrivi subito al sicuro. Gela quei campioni delle tracce e portali in laboratorio. Sono stati sparati diversi colpi. Sì, i tecnici stanno esaminando la scena. Centrale, abbiamo qui una linea aperta. Passo a un ripetitore in codice. Che succede? Quest'area è interdetta. Per favore, stia indietro, signora. Interdetta? E perché? Qualcuno ha cercato di uccidere la sua amica, comandante Shepard. Grazie, agente. Voi altri potete andare. Non può farlo. L'ho già fatto. Tela Vasir, tattiche speciali e ricognizione. Uno spettro. Ho saputo che il suo grado è stato reintegrato. Bene, è uno dei nostri agenti più famosi. Potrei quasi chiederle di autografarmi la corazza. Dunque, immagino che avesse un appuntamento con la sua amica, comandante. Liara stava seguendo una pista in cerca dell'ombra. L'ombra? Un nemico pericoloso. Che elementi abbiamo finora? Circa 25 minuti fa qualcuno ha sparato a Zoni. Noterà i fori di proiettile. Lei è rimasta qui quasi 4 minuti prima di lasciare l'edificio. Qualunque cosa stesse facendo era importante. Se Liara non è qui, dove è andata? Se lo sapessi, non starei setacciando le sue cose. Non c'è sangue, niente corpi. Sembra che Zoni sia sfuggita. Il cecchino non aveva previsto la sua barriera cinetica. Ragazza furba. Paranoica, ma furba. La polizia ha trovato qualcosa al suo arrivo? Solo il disordine. Beh, dovrei premiarli per aver trovato i fori di proiettile. Liara mi stava aspettando. Avrà lasciato qui un messaggio. Il suo ufficio non era sicuro. Non mi sorprende. Ilium è come Omega, ma con scarpe più costose. Non ho ancora trovato niente di utile per rintracciarla. Lei conosce Zoni meglio di me. Dove potrebbe aver nascosto i suoi backup? Mi lasci dare un'occhiata in giro. Pezzo della mia vecchia corazza. Sembra che neanche lei andasse molto a genio a qualcuno. Il fucile utilizzato per fare ciò non era un'arma standard. La barriera cinetica ha deviato i colpi, ma sono riusciti comunque a penetrare il vetro. Quello non è il pianeta natale delle Azari. Non so che pianeta sia. È Illos. Non si preoccupi, comandante. La troveremo. Un dottorato presso l'università di Serrist, su Tessia. Sembra che stia sfruttando bene la sua educazione. L'immagine è cambiata quando l'ha toccata. Deve essere regolata dal suo ID. Cosa mostra ora? È uno scavo archeologico Protean. Liara ha lasciato un messaggio. Ci sono diversi oggetti di aspetto Protean nell'appartamento. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Queste cose devono valere una fortuna. Di certo le piacevano le cose brutte, senza offesa. Vasir, ho trovato qualcosa.
Un disco di backup. Proviamolo sul suo terminale. Sembra che abbia registrato una chiamata. Cosa hai scoperto per me, Sekat? È stata dura, ma ha ingaggiato il migliore. Posso restringere il campo a un ammasso. Forse perfino a un sistema. Quanto dovrebbe richiedere? Non dovrei metterci molto. Vieni nel mio ufficio. Bari a Frontiers, nel centro commerciale Dragon. Tuttavia devo proprio dirtelo, Zoni. Mi stai rendendo nervoso. In che tipo di guai potrei cacciarmi per questo? Rilassati, Sekat. Ci vediamo tra qualche ora. Deve essere importante. Gli agenti dell'ombra hanno già cercato di ucciderla una volta. So dove si trova il centro commerciale Dragon. La mia auto è lì fuori. Andiamo. Gli uffici della Bari Frontiers sono situati al terzo piano. Non sento le radio della polizia. Dobbiamo esserci persi la festa. Liara, lì dentro! Per la Dea. Hanno appena distrutto tre piani per assicurarsi che fosse morta. Prenderò l'astro auto e bloccherò l'uscita sul tetto. Io partirò da qua giù e mi aprirò la strada verso l'alto. Ne lasci qualcuno per me. Cos'è successo? L'esplosione mi ha sbalzato a terra. È esplosa una bomba. Cos'è successo? E tu chi sei? Che sta succedendo? Per favore, qualcuno mi aiuti. Vi preghiamo di evacuare l'edificio in modo ordinato. Alimentazione d'emergenza attivata. Al servizio dell'industria da oltre 120 anni, il centro commerciale Dragon è orgoglioso di essere la sede delle... Basir, gli ascensori sono fuori uso e la sicurezza dell'edificio è andata. Grazie a noi, compagnie come la Ex Solar Heating, la Niso Transportation e la Elf Ashland Energy possono servirvi al meglio. Un impiegato della Baria Frontiers. Sembra che sia rimasto coinvolto nell'esplosione. Dubito che l'informatore di Zoni sia sopravvissuto a una tale detonazione. Mercenari, arrivati dal fumo, hanno piazzato le bombe e ucciso tutti. C'è un ferito qui. Sembra che sia stato colpito da un proiettile. Faccia attenzione, Basir. Hanno usato armamenti di tipo militare. Ferite da proiettile? Sembra che non sia stata una semplice esplosione. Nella vita non conta soltanto arrivare, ma anche la strada percorsa. Qui alla Niso, ogni veicolo è un'oasi di stile e un tumore per la terra. Niso Transportation. Goditi il viaggio. Esplosivo di tipo militare, non era armato. Un lavoro mediocre. Si usa questo tipo di armamenti quando non si ha il tempo di pianificare. Basir, mi trovo negli uffici di Baria Frontiers. Liara si è registrata pochi minuti fa. Ricevuto. Benvenuti alla Baria Frontiers. Lasciatevi guidare verso possibilità illimitate. Espansione. Attenzione a destra! Basir, sono bloccata qui! Mercenari! E anche ben armati! Appena incontrato l'esercito privato dell'ombra! Raccomandante,
sono in fiamme. Bloccano le scale. Fatto. Ora dovremmo avere via libera. Bene, sto scendendo. Attenzione a destra! Essere utile. Dannazione. Se fossimo arrivati qualche istante prima, avrei potuto fermarli. Si tratta di Sekhat. Deve essere lui. Non c'è segno dei dati di cui parlava Liara. Sembra una pista morta. Ah, a proposito, ha trovato il corpo della sua amica? Intendi forse questo corpo? Liara, questa è Vasir. È uno spettro. Questa è la donna che ha cercato di uccidermi. Ha avuto una giornata difficile, perciò lascerò correre. Perché non mette giù quella pistola? Ti ho vista. Sono tornata indietro dopo essere uscita. Ti ho vista entrare nel mio appartamento. Non sapevi dove si fosse nascosta, Liara, poiché aveva nascosto il messaggio. Volevi che io lo trovassi al posto tuo. Grazie per l'aiuto. Una volta scoperto dove mi trovavo, ha informato le forze dell'ombra, le quali hanno fatto esplodere l'edificio per togliermi di mezzo. Ha trovato Sekhat, ha preso i dati e l'ha ucciso. Immagino che abbia ancora con sé il disco. Hai indovinato. Peccato non ne vedrai mai il conto.
A ogni modo sto bene, grazie per avermelo chiesto. No, aspetta, a sinistra. Le sta alle costole. Gira a sinistra. È dietro l'angolo. Non possiamo entrare nel cantiere. Sei... Oh, per la dea. È quasi fuori portata. Non la lascerò più. Non la lascerà fuggire con quei dati. Vai, 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 vai! Sto andando! È quasi fuori portata. È quasi fuori portata. Non la lascerà fuggire con quei dati. Vai, 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 vai! Sto andando! Traffico, traffico in avvicinamento! Ce la caveremo! Presto, Shepard, la stiamo perdendo! Sta lanciando delle cariche di prossimità. L'ho notato. Siede questo aggeggio? È un taxi, ha solo un tassametro. Magnifico. Camion. Lo so. Camion. Lo so. Ah! Ecco fatto. Ti stai divertendo. Una collisione frontale a questa velocità. Già, ho sentito dire che non è proprio il massimo. Attenta.
precipitata sull'Azur. Mandatemi dei dannati rinforzi. Attenta, stanno lanciando dei rinforzi. Ecco l'auto di Vasir. Forza, non può essere lontana. Hanno bloccato la porta. Ecco l'auto di Vasir. Forza, non può essere lontana. Hanno bloccato la porta! Contatto avvenuto! Usano dei droni da combattimento. Può essere lontana. Hanno bloccato la porta! Apriti gli occhi. Usano dei droni da combattimento. Ho sotto controllo. Attenzione, granate stordenti! Attenzione, granate stordenti!
qualcuno di cui preoccuparsi. Coraggio, possiamo salire per raggiungere l'auto di Vasir.